Oh, giovani amici di Facebook, torniamo qui su Lega Nerd a fare un gran bell'annuncio. Forse vi ricorderete, durante lo scorso Lucca Comics and Games, durante una live, ho lanciato sta bomba, cioè che nel 2017 avremmo fatto quello che noi chiamiamo un nerd trip. Solitamente per noi i nerd trip erano semplicemente i nostri viaggi di redazione in giro per il mondo, a vedere anteprime, a vedere eventi, insomma, lo sapete, sono anni che giriamo e vi raccontiamo i nostri viaggi. In questo caso il nerd trip è una cosa molto più figa per voi, perché coinvolgerà appunto anche i nostri lettori, cioè voi. Avremo insomma un gran bel viaggio in Giappone, con 20 posti disponibili, organizzato per filo e per segno, della durata di 15 giorni per tutto quanto il Giappone, e ovviamente in chiave nerd, cioè non sarà il classico, no, tour del Giappone, ma l'abbiamo studiato in maniera tale da andare a coprire sia degli eventi particolarmente nerd, in particolare il Comic-Con di Tokyo, che è il più grande evento al mondo dedicato ai fumetti, e che sarà appunto il prossimo agosto, quindi cominceremo con quello, e poi ci muoveremo un po' in giro per tutto quanto il Giappone a scoprire sia luoghi prettamente nerd, oppure anche legati alla cultura giapponese. Insieme a me oggi c'è Michele, per gli amici Mitch, che è appunto l'ideatore, diciamo, del viaggio, e sarà l'accompagnatore che ci appunto accompagnerà durante questo mega tour in Giappone. Non solo, però adesso do la parola anche a Michele, però non solo, ci saremo anche noi di Lega Nerd in questo viaggio, ovviamente, altrimenti non sarebbe un nerd trip di Lega Nerd. In particolare ci sarà Gabriella. Per la vostra gioia non ci sarò io, ci sarà Gabriella, che sicuramente preferite a me, e quindi sarà lei anche ad accompagnarmi insieme a Michele durante questo viaggio, e farà da, diciamo, corrispondente sia prima durante il Comic-Con che poi durante il viaggio, con delle live in cui magari potrete essere anche voi protagonisti, se parteciperete appunto a questo nerd trip. Come dicevo, si partirà con il Comic-Con di Tokyo a metà agosto, quindi i primi 2 giorni sono proprio dedicati a visitare questa fiera incredibile, dedicata ai manga, ma in realtà a tutta la cultura pop giapponese e non. Oltre 550.000 persone di presenze, cioè una cosa incredibile, l'evento pop culture più grande al mondo. E poi ci muoveremo in giro per il Giappone. Allora, Michele, che è qui apposta, insomma, raccontaci un attimo dove andremo, cosa faremo dopo il Comic-Con in giro per il Giappone. Ah, dopo il Comic-Con, in sostanza faremo un bellissimo viaggio lungo tutto il Giappone con il nostro Japan Rail Pass, quindi con i treni veloci, quelli famosi di Shinkansen, che ci spareranno in giro per tutto il Giappone. E sostanzialmente toccheremo le classiche città: Tokyo, Osaka, Nara, Kyoto, con una gita di una giornata anche a Hiroshima e Miyajima, in modo da arrivare a toccare tutti i punti fondamentali per una Figata. visita del Giappone. Però è stato, come dire, il tour è stato creato in modo da essere più esperienziale possibile. Quindi già incluso anche nella quota ci saranno diverse esperienze, come la vestizione del kimono e la cerimonia del tè, sempre vestiti in kimono, e ci sarà una buonissima degustazione di sakè che ci farà divertire tutti in una Ah, fabbrica ottimo, a ottimo. Nara, una delle Ottimo, ottimo. fabbriche più antiche del Giappone di sakè. E poi comunque io, che ci sono già stato spesso in Giappone, che ci vado praticamente 2 o 3 volte all'anno, vi porterò in diversi ristoranti, in diversi luoghi molto caratteristici che conosco, che ho già provato centinaia di volte e che mi piacciono tantissimo, e che vi faranno toccare proprio con mano la cultura giapponese, cioè la Ok, cultura culinaria, la per cultura esempio del popolo. qualche. Per esempio, a Tokyo andremo in questo locale, Izakaya Anbei si chiama, e praticamente in questo locale ha un po' delle atmosfere del periodo Showa, quindi del periodo tra la seconda guerra mondiale e gli anni 80, dove lì potremo assaggiare diversi cibi tipici dell'epoca, tra cui, se siete temerari, anche le cavallette cotte nella soia, per chi è Perché non mangiare le temerario, cavallette, per per chi forza. è temerario. Poi, non so,
sappiamo che il Giappone è il classico paese delle contraddizioni, delle pazzie, quindi anche ristoranti come l'Alcatraz Yard, dove praticamente verremo chiusi dentro delle celle. Ah, okay, ho capito, e ci saranno delle ragazze vestite da tipo dottoressine psycho, molto bene, che ci serviranno. E tra l'altro lì una cosa caratteristica è che ti fanno questo cicchetto alla tequila con schiaffo, quindi molto tu scegli bene una delle ragazze e questa ti schiaffeggia violentemente. Però perché non farsi schiaffeggiare durante il nostro tour? Ovvio, mi sembra il minimo. No, un'esperienza carina. Poi comunque anche tutta la cucina tradizionale e tutte le esperienze tradizionali, come andare alla Bamboo Forest di Kyoto o che ne so, passare e vedersi il Monte Fuji mentre si va in treno, perché anche il viaggio in sé, certo, avrà i suoi panorami e i suoi scorci anche durante il tragitto. Poi abbiamo la fortuna anche di beccare quell'evento fighissimo con i falò. Sì, esatto, abbiamo questa fortuna che il 16 di agosto c'è questo evento a Kyoto, che è praticamente un evento per dire addio alle anime dei defunti. Okay. Quindi nelle colline di Kyoto vengono appiccati dei fuochi che creano dei kanji, creano degli ideogrammi con una scritta che appunto aiuta i defunti, okay, a lasciare il nostro mondo, a lasciare il mondo terreno, diciamo. Bellissimo. Poi c'è anche quell'altra figata con i go-kart a sì, Tokyo. Sì, la figata con i go-kart è una esperienza extra che si può fare su richiesta, sì, e in base alle disponibilità. Ad ogni modo c'è la possibilità di visitare una parte di Tokyo, soprattutto Roppongi, Odaiba e la Tokyo Tower, sì, in sella ai go-kart vestiti come i personaggi di Super Mario Bros. Cioè Super Mario Kart, cioè. Io la proverò adesso ad aprile anche per voi per la prima volta, così, okay, siamo sicuri dell'esperienza, ma so già che è una figata perché l'ho già visto 2 o 3 volte in giro per Tokyo, ho sempre avuto il pallino che la volevo fare. Quindi travestiti da personaggi di Super Mario su veri go-kart in giro esattamente, per Tokyo. Esattamente. E poi ci sono anche un paio di giornate libere in cui magari potremmo andare per esempio a Tokyo Disneyland. Esatto, esatto. C'è il Museo Ghibli, insomma ci sono tante cose. Innanzitutto in sé il tour, quando siamo nelle grandi città, è sempre libero, nel, okay, senso che se una persona non vuole seguire il programma prestabilito può comunque visitarsi la città di Tokyo in autonomia, okay, non obblighiamo nessuno a seguirmi, cioè io non obbligo nessuno a seguirmi, sì, tuttavia se mi seguite l'esperienza sarà sicuramente io più... ho letto il programma nelle scorse settimane, letto e riletto, per me è una mega figata, quindi vi invito ad andarvelo a vedere subitissimo, il sito è online veramente da pochi minuti, leganerd.com/nerdtrip, c'è tutto quanto il programma giorno per giorno, mattina, pomeriggio e sera. È una guida veramente, secondo me, scritta benissimo, molto figa a prescindere, e quindi andate un po' a vedere che cosa abbiamo programmato per voi se vorrete unirvi a noi, no, in questo viaggio, in questo primo Nerd Trip. Sul sito potete richiedere informazioni semplicemente lasciando il vostro nome, la vostra email, il vostro telefono, verrete ricontattati, vi spiegheremo per filo e per segno insomma come avviene poi il pagamento, tutto quanto il resto. Se prenotate e lasciate fondamentalmente l'anticipo entro il 30 aprile, c'è un ulteriore sconto sul prezzo che è già bassissimo di base, proprio perché abbiamo voluto fare un prezzo super agevolato visto che è il primo Nerd Trip che facciamo. Ma se prenotate entro il 30 aprile addirittura c'è un pacchetto Early Bird che ha ulteriori 300 euro di sconto, quindi vi dico, ma affrettatevi, i posti sono solamente 20, sarà un'esperienza davvero incredibile, insieme a noi di Lega Nerd, insieme a Michele che è un mega esperto di questi tour giapponesi, non è certo il primo che fa, ne ha già fatti a decine e quindi sicuramente è la persona migliore per accompagnarci. Lui, diciamo, dal punto di vista culturale sul Giappone, su, no, geografico e anche organizzativo su questo tipo di viaggio, di viaggi, che secondo me insomma era fondamentale avere un vero professionista con patentino eccetera. Ci appoggiamo ovviamente a un'agenzia di viaggi, è tutto quanto assolutamente regolare. Mi raccomando ragazzi, se vi interessa, se avete sempre sognato di andare in Giappone e di farlo nella maniera più organizzata e migliore possibile, questo Nerd Trip, questo primo Nerd Trip giapponese, è assolutamente quello che fa per voi. leganerd.com/nerdtrip, andate a vedere il sito e vedrete che non resisterete, dovrete richiedere informazioni immediatamente.
Noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie Michele che è stato con noi e ci ha presentato questo tour. Non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao. Perché non farsi schiaffare? Schiaffeggiare. Ci appoggiamo a un'agenzia di viaggi. 42.